potrebbe essere l'ultimo film di Dustin Hoffman? Non lo so. Ma io penso questo è un grande film per lui, l'attore principale. Io penso che più o meno forse è il suo ultimo film. Per l'ultimo Chuck del film di Peter Greenaway, le riprese si sono spostate in Piazza San Frediano. Due set allestiti nella vecchia sede del Caffè Santa Zita e sul sagrato della chiesa. Nell'occasione, la produzione internazionale ha spiegato che il film potrà vedere la luce nel 2025 in occasione del Festival di Cannes. No, forse 2025. All'inizio, ma non sappiamo come adesso. Forse a Cannes. Sì, abbiamo visto di scene che sono occupate. Io penso che più o meno un'ora e 40 minuti. Ma questo film è fatto per la cinema. Io penso che la prima distribuzione, la premiere era un festival. Abbiamo cominciato la post-produzione in Olanda. Allora noi aspettiamo che la prima fase è finita fino a settembre. È possibile la possibilità che dobbiamo riprendere qualche scena. Il film ha portato alcuni disagi alla cittadinanza, ma secondo Pardini è stata un'occasione storica. Però sono convinto che insomma ora che poi finirà tutto, in realtà appunto ci ricorderemo di quello che abbiamo avuto e quando lo vedremo diventerà un nostro testimone all'internazionale in tutto il mondo, questo film, saremo ben contenti e capiremo che quei disagi di qualche giorno alla fine però portano veramente risultati importantissimi. La pellicola porterà il nome di Lucca in tutto il mondo e la nostra città avrà una grande ricaduta in termini economici. Che attualmente del budget complessivo del film circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro hanno avuto subito una ricaduta immediata sulla città tra spese di alberghi, ristoranti, servizi che la produzione ha diciamo così realizzato qui, cioè ha speso direttamente qui. Lucca Film Festival è stato promotore di questo progetto e potrebbe diventarlo anche per altre iniziative. Beh sì, questa sarà sicuramente la prima di una lunga serie, come si suol dire. Questo dimostra che piantare dei semi sul territorio e coltivarli nel tempo porta dei risultati importanti, importantissimi. Io insegno storia del cinema e questo film entra nella storia del cinema,